Sguardo e benedizione. Attraverso lo sguardo amiamo. Nel nostro sguardo l'altro vede e trova se stesso. Sotto lo sguardo di Maria, Gesù cresceva in santità e sapienza. Maria è stata la prima ad avere uno sguardo di amore gratuito verso Gesù. Da questo sguardo scaturisce la manifestazione dell'amore di Dio, un amore infinito che va al di là di tutti i peccati, limiti, fallimenti e che continua a fidarsi e a guardare all'esistenza con speranza. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Allora Gesù, fissato lo sguardo su di lui, lo amò. Non era un semplice sguardo. Era fissare con intensità, guardare dentro, fino a raggiungere la parte più profonda del cuore. Gesù ci insegna a vedere, a conoscere, ad accogliere, ad amare gratuitamente. Siamo capaci di questi sguardi, nella nostra famiglia, al lavoro, all'oratorio, nelle occupazioni quotidiane. Siamo consapevoli che il nostro sguardo ha il potere di definire il prossimo? Ciao a tutti. Attraverso lo sguardo possiamo davvero amare e sentirci amati. Lo sguardo può essere una potente benedizione. Io questo l'ho sentito fin dalla prima infanzia attraverso lo sguardo dei miei genitori, però poi questa verità è andata perdendosi via via nel corso del tempo e ricordo però perfettamente un momento molto difficile della mia vita. Era l'autunno del 2007, noi stavamo concludendo una grande tournée di oltre 100 concerti in 10 stati tra Europa e Giappone, eravamo all'apice della nostra esperienza professionale musicale. Però nonostante tutto ciò che avevamo raggiunto, io soffrivo terribilmente perché ci stavamo perdendo dietro a tante chimere, a vizi e eccessi, e questo aveva proprio portato via la luce dai nostri sguardi. E in quel periodo iniziai a vivere una crisi molto profonda e all'interno di quella crisi fu proprio lo sguardo di alcune persone a raccogliermi. E a interrogarmi, perché attraverso lo sguardo di alcuni giovani incontrati in una parrocchia, in un ambiente che per me era proprio estraneo in quel periodo, sono stato interpellato da un amore autentico, da una semplicità, da un'assenza di giudizio, da una empatia che mi toccavano il cuore e mi interrogavano. E io chiedevo a me stesso dove fosse finita la luce che potevo avere anche io nel mio sguardo, e questa fu una delle grandi domande che mi permise di vivere un'evoluzione, una trasformazione che poi mi portò a incontrare lo sguardo per eccellenza, lo sguardo di Dio. Questo sguardo cominciò a guarirmi, a risanarmi e mi permise di fare questa esperienza che poi divenne un leitmotiv di tutta la mia vita da quel momento in poi. Cioè indossare lo sguardo del Signore, chiedere proprio in preghiera, in adorazione, potentemente: Signore, concedimi di avere il tuo sguardo. E questo mi portò veramente a sentire che ogni persona, ognuno di noi è degno del massimo amore, della massima cura, della massima custodia, e questo inevitabilmente cominciò a trasformare tutto, arrivando poi anche alla musica, perché poi lo sguardo di benedizione
mi portò a scrivere canzoni in modo diverso e a guardare i miei fratelli in un modo completamente nuovo, rinnovato. E quello fu un banco di prova proprio per vedere se quello sguardo con cui io ero stato guardato da altri si era effettivamente trasferito anche su di me. Il 1 gennaio 1866 Don Bosco raccontò in oratorio di aver sognato una spaventosa inondazione e di essersi rifugiato con i suoi giovani su una grande zattera. Quando tutti furono sulla barca, racconta, presi il comando e dissi: «Maria è la stella del mare, non abbandona chi confida in lei». Dopo una navigazione piena di pericoli, la zattera approdò su una spiaggia in cui si ergeva una statua di Maria Ausiliatrice. Tutti i giovani si recarono innanzi per ringraziare la Vergine Celeste dei tanti favori. Mentre stavano mirando la statua, «La Madonna muove gli occhi!» esclamarono alcuni. Poco dopo un secondo grido: «La Madonna muove le mani!» Le lacrime scorrevano di commozione sulle nostre guance. «La Madonna muove le labbra!» dissero altri. Si fece un silenzio profondo. La Madonna aprì la bocca e con una voce soave disse: «Se voi sarete per me figlioli devoti, io sarò per voi una madre pietosa». Ciao a tutti! Ci presentiamo. Io sono... Tu sei papà Sergio. E tu sei Cecilia. Tu sei Gloria. Tu sei Lisa. E tu sei Davide. Sì. E qua c'è fratellino o sorellina? Boh! Ciascuno di noi qui, ora, è così proprio grazie allo sguardo delle persone che abbiamo intorno. Lisa, Gloria, Davide non ci sarebbero se non ci fossimo noi due. Ma nemmeno io ci sarei. Cioè, io come sono adesso, questo Sergio qui, non ci sarebbe se non avessi conosciuto Cecilia. Don Giussani ripeteva: «Io sono tu che mi fai». Quando abbiamo cominciato a frequentarci, io avevo circa 30 anni, non avevo mai pensato a una famiglia, a una casa, a sposarmi, figli. E così quando Cecilia mi ha fatto questa domanda, io non sapevo proprio cosa rispondere. Ma è grazie al suo modo di interrogarmi ho potuto capire quale Sergio volevo essere. E così è per i nostri figli. Non sappiamo cosa Dio ha pensato per loro, ma sappiamo che ogni bimbo cresce solo se sognato. Ed è proprio quello che proviamo a fare anche noi, come genitori, insegnanti, educatori. I bambini ascoltano con gli occhi e dunque l'educazione passa proprio dallo sguardo. Quali sono allora i tre principali metodi educativi? Dare l'esempio. Naturalmente a nostra volta abbiamo ricevuto un esempio dalle persone che il Signore ha messo sul nostro cammino: genitori, sacerdoti, consacrati. Nella nostra vita anche le famiglie dell'ADMA, che proprio nei nostri momenti di buio, quando alcuni dei nostri bimbi sono volati in cielo prematuramente, ci hanno aiutato a non fissare lo sguardo sul nostro dolore, ma ci hanno accolto sotto il manto di Maria, aiutandoci ad alzare gli occhi, a sentirci benedetti da Dio. Abbiamo proprio sperimentato che Dio mai delude e la sua grazia è sovrabbondante. Anche nel sogno della zattera di Don Bosco, i ragazzi si accorgono dello sguardo di Maria solo quando alzano gli occhi. E la prima cosa che fa lei è guardarli. Prima di fare, di usare le mani, o prima di dire qualcosa, di aprire le labbra, li guarda. Lo stesso sguardo sotto il quale Gesù cresceva, in santità e sapienza, è lo stesso sguardo che Maria continua a rivolgere a ciascuno di noi, i suoi figli, oggi. O Maria, Vergine potente, tu, grande e illustre presidio della Chiesa, tu, aiuto meraviglioso dei cristiani, tu,
terribile come esercito schierato a battaglia. Tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo. Tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze, difendici dal nemico e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in paradiso. Amen.